Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Cantare in in Libertà. libertà. Eccoci ancora a parlare di canto. Vediamo un attimo come possono le voci maschili cantare una canzone femminile e come invece le voci femminili possono cantare una voce maschile. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, come ben sappiamo, ogni voce ha una sua caratteristica, quindi sia le voci maschili che le voci femminili hanno un proprio range vocale, cioè significa che per i maschi ci sono tre tipi di vocalità. Io comunque c'è già una puntata che parla della classificazione delle voci e vi metto un link in descrizione, ma comparirà anche qui sopra. E le voci femminili anche altre tre, quindi partendo dai maschietti abbiamo basso, baritono e tenore, e poi ci saranno i contralti, mezzi soprani e soprani per quanto riguarda le donne. Questo significa che i maschietti hanno la voce più bassa, più grave, rispetto alle donne che invece hanno la voce più alta. Ok, quindi vi faremo alcuni esempi per farvi capire come adattare le tonalità delle canzoni per una voce maschile, se vuole cantare una canzone femminile, e viceversa. E Certo. viceversa. Per questo io mi servo di mia madre, che è questa ce l'abbiamo, diciamo. No, sto scherzando perché comunque è molto brava mia madre a cantare. Se lo dice lui. Vero. E quindi facciamo prima una canzone di Rino Gaetano, A A mano, mano che a lei piace tanto, e vediamo se la cantiamo in tonalità originale come risulta. Sentiamo. Che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la vecchia stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Come abbiamo notato, nella parte bassa, nella strofa, era un po' bassa per una voce femminile quella canzone, quindi anche se negli acuti va bene, però la parte bassa, essendo un po' troppo grave, ha bisogno di essere alzata. Ora, per alzare la parte bassa, non si può alzare solo la parte bassa e gli acuti farli restare uguali, ovviamente, ma bisogna spostare tutte le note più in su. Quindi bisogna trovare una tonalità che vada bene sia per la parte bassa, alzandola un po', e sia che però gli acuti non diventino troppo alti. Quindi bisogna procedere un po' per tentativi. Chi conosce la propria voce sa dove può arrivare. Noi proviamo a farla un po' più in alto e vediamo che cosa succede. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la vecchia stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore Come abbiamo potuto vedere, adesso la canzone andava molto meglio, la parte bassa era molto più facile da cantare, non era troppo scavata, e gli acuti comunque, anche se più alti, per una voce femminile, erano comunque comodi e si riusciva a poterli cantare. Vediamo invece una voce maschile che volesse cantare una canzone, diciamo, di femminile. una voce femminile. A me piace moltissimo, vorrei cimentarmi in Adagio, che, come conosciamo tutti, è una canzone di Lara Fabian, molto difficile anche per le voci femminili, figuriamoci per una voce maschile. Però ci provo, vediamo che cosa succede nella parte acuta. Ma
non so dove trovarti, non so come cercarti, se sai come trovarti. Come abbiamo visto, nella parte iniziale io ce la posso fare a cantarla perché comunque per una donna è bassa, per me va bene, è centrale. Però poi quando si arriva negli acuti è davvero difficile, difficile anche, anche se io sono un tenore leggero, quindi la mia voce è molto alta, essendo un maschietto, però comunque è difficile. E o comunque risulta sgraziata, perché una voce lì sopra è troppo maschile, troppo alta, risulta un po' strillata. Quindi proverò ad abbassare questa tonalità, in modo che gli acuti siano più comodi e anche i bassi comunque io riesca a cantare anche le parti iniziali. Vediamo. Non so dove trovarti, non so come cercarti, se sai come trovarmi, sai dove cercarmi, abbracciami con la mente, il sole mi sembra spento, accendi il tuo nome in cielo, dimmi che ci sei. Quello che vorrei vivere in te. Oh. Come abbiamo visto, adesso la canzone era più adatta per la mia voce perché gli acuti li abbiamo decisamente abbassati ed era molto più comoda cantarla, e la parte bassa, che prima per me era comoda, è diventata più bassa, però per una voce maschile questo andava bene, per la mia voce l'ho adattata bene, quindi ho potuto cantare questa canzone. Ovviamente ognuno conosce la propria vocalità e quindi può adattare le canzoni, ma anche canzoni di maschietti, se sono troppo alte, ad esempio un brano di Francesco Renga, che ha una voce abbastanza alta, oppure di Alex Baroni, eccetera, Mengoni, tutte queste voci alte, ovviamente per una voce da basso o da baritono è difficile cantarle, quindi possiamo adattare anche quello. È uguale, vale per le femminucce, quindi se una canzone è troppo acuta si può abbassare, o se è troppo bassa, come che ne so, Fiorella Mannoia, Patti Bravo, che hanno voci molto profonde, cieli immensi, molto belle, ma esatto, è bassa, è bassissima. Però si possono adattare e cercare la tonalità più adatta. Poi ragazzi, naturalmente ci sono delle voci, tipo Giorgia o Mariah Carey, voci che hanno un'estensione molto larga, quindi partono molto basse come tonalità, cioè non come tonalità, come melodia della voce, e arrivano comunque molto in alto, quindi sono difficili da adattare. Cioè se noi abbassiamo una canzone di Giorgia, e poi sarà come morire, che già è bassa, per abbassarla dobbiamo avere una voce davvero profonda. E poi le acuti è vero che sono più bassi, però insomma è chiaro questo concetto. Ci sono canzoni che sono davvero molto estese ed è difficile adattarle. Quindi là bisognerà variare un po' la melodia per poterle fare. Quindi le abbassiamo e se sono troppo basse nella parte più bassa dell'estensione, possiamo, anziché fare e poi sarà come morire, facciamo e poi sarà come morire, ad esempio. Bisogna adattare un po' la melodia. Però questo poi ognuno,
ognuno lo sperimenta e lo fa. Trovate la vostra tonalità a tentativi, facendo più 1, meno 1, meno 2, vedete come va, finché trovate la vostra tonalità giusta e potete divertirvi a cantare tutte le canzoni. Certo. Grazie mamma, batti 5. Yeah, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.